Scendono in campo le squadre di Giulianova e Alma Juventus Fano. Di nuovo buon pomeriggio, di nuovo buon pomeriggio dal Rubens Fadini di Giulianova. Campo allentato e pioggia scesa fino a qualche minuto fa sul Fadini. Campo anche delle dimensioni abbastanza ridotte, un clima abbastanza tranquillo qui a Giulianova. Ci sono pochi anche i tifosi giallorossi in curva, pubblico valutabile intorno alle 400 unità fino a questo momento, un centinaio i Panthers giunti dalla cittadina della Fortuna. È tutto pronto per il saluto, il direttore di gara designato il signor Luigi Carella di Bari. Nassi quindi mette le ali ai piedi a Gaetani, la palla è buona, entra in area Gaetani, il cross, attenzione, libera Clemente, occasione per il Giulianova con una bella iniziativa di Nassi che ha servito Gaetani. Giù c'è Bianchi prova a toccare verso lo russo che mette al centro Sartori, il tiro di prima intenzione, c'è il portiere falso che blocca. E impermeabile la difesa granata, Sivilla prova ad andare via, c'era Paro su di lui, va via Sivilla, c'è Sartori che è libero a centro, Sivilla, il tiro e la palla che sfiora il palo, occasionissima per Andrea Sivilla. Sentite Sartori, intanto Sartori al limite, perde palla con lo russo che era liberissimo sulla sinistra, Sartori e ora se viene ammonito ed è giusto così. Borrelli va in aria, rigore per il Fano, parte Andrea Sivilla, il tiro, il gol, Andrea Sivilla, 1-0, torna il gol Andrea Sivilla. Giocatore giugliese, la palla resta in aria, ci prova, intanto c'è, attenzione, il gol del Giulianova. Il giallo, una mezza incertezza di Ginestra, Mariani, segna Mariani per il Giulianova al minuto 44, 44esimo minuto, Ginestra fosse coperto dai suoi, ti finisce qui. I tifosi del Giulianova salutano questo pareggio come se fosse una vittoria, finisce 1-1 al gol di Sivilla nel primo tempo, al 28esimo su calcio di rigore risponde Mariani, al 44esimo del secondo tempo c'è amarezza, c'è tanta amarezza per il Fano considerando che fino a pochi minuti dalla fine maceratese e civitanovese stavano pareggiando 2-2 al polisportivo e il Fano poteva davvero arrivare.